Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sempre Polo is on fire. Sempre, come sempre, ditelo voi, in coda. Oggi addirittura strada alternativa perché era totalmente intasata l'autostrada e quindi sto prendendo delle viette di campagna per riuscire ad arrivare al lavoro. Incredibile, incredibile ogni giorno quante avventure e quante emozioni mi dà il lavoro. È incredibile. Comunque ragazzi, detto questo, ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi interessa anche stare un po' aggiornati con l'uscita dei video. Ovviamente lo sapete, per me è un supporto importante e tra l'altro davvero voglio ringraziarvi perché stiamo crescendo davvero tanto in questo periodo e quindi è bello quando vedi che un po', insomma, gli sforzi che uno fa quotidianamente oltre il lavoro vengono premiati, quindi grazie. E niente ragazzi, siamo qui e ovviamente, come faremo secondo me per un bel po', perlomeno fino agli europei, a insomma analizzare un po' la situazione Milan e la situazione del successore di Pioli, che poi sarà probabilmente il tema che terrà più banco fino a quando poi prenderemo l'allenatore. A quel punto lì il tema successivo sarà chi sarà il nuovo Giroud, il nuovo numero 9 del Milan. Ma andiamo con ordine, ovviamente il discorso Conte, non so come dire, ma io non ho mai, non so, pensato davvero che potesse venire Conte. L'ho sempre sperato però, e soprattutto, e vi ho fatto anche in questi giorni un video a riguardo, il mio discorso su Conte non è tanto su Conte in sé, ma è su quello che rappresenta. Perché la piazza Milan adesso sembra unita, come se volesse solo quel nome lì, come se nessun'altra cosa potesse andare bene, per quello che rappresenta, perché vorrebbe dire avere l'intenzione di voler vincere. Poi lo so anch'io, cioè chi mi commenta, ma per chi ti dice che con Conte, ma è ovvio che non è che Conte sia la certezza di vincere. Se tu prendi Conte e sei sicuro di vincere, allora cioè, capite che non funziona come ragionamento. Sicuramente però mi farebbe capire, a me tifoso, che la società effettivamente vuole vincere, ci vuole provare, c'è libero Conte, prendo Conte. Cioè obiettivamente il ragionamento è quello lì. Se tu sei una società ambiziosa, se tu vuoi vincere e hai la fortuna, tra virgolette, che Conte non sia in nessun altro team ma sia libero sul mercato, perlomeno ci provi a fare uno sforzo a prenderlo. Tant'è vero che molto probabilmente lo prenderà il Napoli, alla fine penso proprio andrà così. E noi, non lo so, nonostante le proteste, insomma, di questi giorni che sembrerebbero aver rallentato il discorso Lopetegui, in realtà si dice, cioè si continua a fare comunque quel nome lì. Cioè dopo un po' si era un po', diciamo, intiepidito il tutto, sembrava quasi che l'effetto, insomma, della protesta dei tifosi stesse avendo un suo riscontro. E poi in realtà adesso torno a leggere articoli che dicono che il nome caldo è quello, che si potrebbe chiudere anche a breve in realtà, e tante care cose. Francamente non riesco a capire l'ostinatezza con cui si possa continuare a insistere su un qualcosa che palesemente non piace alla piazza, perché poi comunque io, come ho detto anche in un altro video, la piazza è l'asset principale, la piazza intesa come il tifo è l'asset principale di una squadra di calcio. Tu puoi fare tutte le belle cose che vuoi, tutti i proclami che vuoi, ma poi alla fine chi va allo stadio, compra il biglietto, compra le magliette, guarda le partite, è il tifo. Quindi vuoi o non vuoi, non concordo con chi dice ma voi pensate che la società, cioè una società seria, lavori ascoltando quello che dicono i tifosi? La società seria lavora a prescindere e fa quello che ha in mente perché pensa che quello che ha in mente sia giusto per gli obiettivi che si pone. Di certo non ascolta voi tifosotti che scrivete sui social o fate i video o semplicemente esprimete la vostra opinione. Ecco, io non sono d'accordo su questo, penso che sia un modo un po' semplicistico di vedere le cose, perché comunque oggi come oggi tu non puoi ignorare la voce del popolo, non puoi ignorare la voce in questo caso dei tifosi. Poi in generale ignorare le persone, nel senso che siamo ormai, voglio dire, in un contesto dove oltretutto da anni i social media
sono ovunque e quindi anche una squadra di calcio o come qualsiasi altra azienda nel prendere una decisione non può non ascoltare cosa si dice lì e quindi cosa si, cioè, e ovviamente quella roba lì amplifica la voce del popolo che magari una volta quando non c'era tutto questo era molto più semplice, no? Nel senso che poi non sapevi benissimo cosa pensassero gli altri se non con uno scambio diretto. Adesso voglio dire, mi sembra palese che remino e stiano remando tutti dalla stessa parte, come invece non è successo la scorsa estate, e quindi ignorare questa cosa qua secondo me sarebbe, non so come dire, un po' fuori luogo, perché penso che non sia una cosa ignorabile. E quando tu fai un lavoro che ti porta a prendere delle decisioni, tieni presente anche quella roba lì. Io, vabbè, tipo conosco un'agenzia di comunicazione che lavorava anni fa con il Milan e che non sto lì a fare né nomi né periodo perché non voglio dare, però so che quando c'era un cambio allenatore da fare, ma si parla di anni fa, già però comunque i social non erano quelli di adesso, il web non era quello di adesso, però già ai tempi il Milan fece un sondaggio tra i due nomi più caldi per capire, tramite questa agenzia, per capire quale fosse diciamo il nome più gradito al pubblico. Quindi già allora il Milan se ne preoccupava. Che adesso con la nuova proprietà e tutto questa cosa sia completamente resettata e se ne freghino altamente di quello che dice il pubblico, rimango basito, un po' scettico. Mi auguro che non sia davvero così. Ho sempre pensato che, cioè, se noi perdiamo anche il potere della voce di noi tifosi, a quel punto lì diventa problematico, perché vuol dire che non possiamo proprio fare nulla per riportare il Milan alla tradizione vincente che merita. Io non lo so. Poi la cosa che non mi piace tanto di tutta questa manfrina è il fatto che non ci sia, furbescamente probabilmente, non è casuale questa cosa anche da parte loro, ma è stata fatta ad hoc, non c'è una persona di riferimento con cui te la puoi prendere. Cioè il Milan è quasi furbescamente, io non voglio pensare che sia fatto apposta, ma inizio un po' a pensarlo, non so come dire, è un manipolo di persone, questo famoso pool integrato di esperti, nient'altro è che un gruppo, una molteplicità di persone che poi fondamentalmente non sai bene chi fa cosa, chi prende la decisione. C'è chi parla di Ibra, chi parla di Furlani, chi addirittura tira in ballo anche Scaroni, che non si è ancora capito cosa sia lì a fare, ma di base non si capisce poi a chi dare la colpa. E sta roba qua, se ci pensate, è anche un po' furba, perché noi abbiamo destituito, cioè comunque fino a poco tempo fa le cariche erano chiare, ma no, non voglio sempre parlare di Maldini, andiamo anche indietro, c'era Gagliani, no? Cioè comunque sapevi che quando alcune scelte del mercato o dell'allenatore o quello che è erano sbagliate, alla fine te la prendevi con lui, non perché poi fosse solo colpa sua o perché Gagliani lavorasse da solo, ma per il semplice fatto che era un po' anche quello che ci metteva la faccia, che ci vuole secondo me in una società, quella persona che ti mette la faccia, che si prende la responsabilità, no? delle scelte fatte. E questa cosa qui secondo me manca in questo Milan, e così noi possiamo di base accettare un po' tutto, che poi alla fine non sai neanche con chi prenderti. Sta roba qua è veramente geniale. Io mi chiedo, una figura come Ibra cosa sia lì a fare, perché noi tutti ci aspettavamo che comunque, al netto del fatto che avesse iniziato un po' in sordina, il che magari ci può anche stare, perché comunque non è che nasci già che conosci quel lavoro, che sai, cioè devi imparare qualcosina, devi anche solo conoscere l'ambiente, no? Quindi hai bisogno di qualche mese di adattamento, dove giustamente te ne stai in silenzio, osservi e poi magari agisci. Ma il problema è che in tutto questo tutto tace, nessuno ci dà delle spiegazioni, nessuno ci fa capire qual è la linea della società. Poi spero lo facciano, nel senso che è anche vero che la stagione era ancora da concludere, adesso voglio dire è conclusa, cioè a parte il fatto di arrivare secondi, cioè, ormai la Champions è matematicamente sicura, quindi voglio dire potrebbero già esporsi anche un po' di più con qualche discorso,
non lo fanno, non lo fanno, e quindi nessuno ci fa capire quali siano le reali intenzioni. Ripeto, spero lo facciano, spero che prima o poi qualcuno, insomma, ci metta la faccia, non so, Furlani, però che Furlani ci metta la faccia, nel senso che se lui, cioè se questa scelta di, per dire, non andare su Conte ma di andare su Lopetegui è sua, allora che se ne prenda la responsabilità, che ci metta la faccia, anche se poi è una decisione comunque, non so come dire, ci sarà qualcuno che comunque tira le fila e poi decide ok, andiamo da quella parte lì. Cioè non penso che stiano lì a fare i meeting di 8 ore tutti i giorni, dove alla fine uno dice una roba, uno un'altra, e non si arriva un dunque. Ci sarà una persona che decide, cioè in tutte le aziende, ci sarà anche al Milan, no? Ecco, che quindi questa persona si prendesse la responsabilità. Poi vuoi scegliere Lopetegui, ok, poi se fai un'altra stagione fallimentare pagherai le conseguenze della scelta. E comunque facci capire anche il perché. Io penso che poi alla fine si riduca tutto un discorso economico. Gira e rigira, il Milan non ha preso alcuni giocatori, vedi Thuram che era trattato dal Milan a parametro zero, non è stato preso per delle commissioni che il Milan si è rifiutato di pagare, come del resto abbiamo perso tanti giocatori in passato che non abbiamo rinnovato proprio per la nostra incapacità di dare quelle commissioni. Poi la colpa lì si dava giustamente a chi si occupava di fare il mercato, e poi oggi scopriamo che in realtà quello è un problema insito nella società, e chi metti, il Milan con le commissioni non le paga, e quindi evidentemente non prende Conte, non rinnova Çalhanoğlu, non rinnova Kessié, e così andare per andare sempre a prendere poi i casi più famosi del passato, no? Però in tutto questo tutto tace, sembra che si vada ancora in quella direzione lì. Mi chiedo come possano farlo con una certa nonchalance, nel senso che comunque poi sai che avresti di riflesso meno abbonamenti, almeno mi auguro, una minor partecipazione e anche una sorta di protesta della curva, che mi sembra sia stata abbastanza chiara nel comunicato di qualche giorno fa, no? Quindi boh, stiamo a vedere, può anche essere che poi venga fuori il nome che non ti aspetti. Ho letto anche Di Marzio che dice del discorso Thiago Motta, no? Al Milan piacerebbe Thiago Motta, ma ormai la Juve è più avanti, e grazie al cazzo. Quando 2 mesi fa dicevamo dovremmo muoverci prima, adesso già dovremmo sapere cosa fare l'anno prossimo, perché poi è troppo tardi, perché poi i migliori se li prendono gli altri, che siano parametri zero, che siano allenatori, che siano occasioni sul mercato. E invece no, sembrerebbe proprio che davvero noi, cioè davvero incredibilmente, la strategia del Milan era un gioco d'azzardo nello sperare che Pioli salvasse la stagione con magari una vittoria in Europa League, o addirittura a sto punto penso anche una vittoria nel derby, per poter arrivare a dire ma tutto sommato Pioli si può anche confermare, perché alla fine probabilmente la strategia principale di questo Milan era salvare Pioli, cioè probabilmente tenersi Pioli, dire tutto sommato ci va bene così, continuiamo il progetto con lui, tanto almeno in Champions tutto sommato dovrebbe portarci, e basta, andiamo avanti a vivacchiare. E questa cosa è andata storta, e sembra proprio che ci siamo fatti trovare così impreparati, che non sappiamo dove andare a sbattere la testa. Però io una cosa mi chiedo e non capisco il perché poi andare davvero a cercarsele, cioè a parte che Lopetegui sentivo, io ammetto che non è che lo conosco così, per le poche nozioni che seguendo il calcio avevo già, per quelle altre che ho letto su Wikipedia, dove comunque ho letto di un esonero praticamente ovunque sia stato, tranne dove, tra l'altro, se ne andò lui, se non sbaglio al Wolverhampton, lui se ne andò per il mercato, cioè perché comunque non era d'accordo col mercato fatto dalla società. Quindi questa cosa va anche un po' a cozzare con la storiella che si dice che Lopetegui sarebbe un po' uno yes man, e quindi al Milan va bene un po' così. Invece non è neanche così, cioè fondamentalmente uno che se ne va a poche settimane dall'inizio della stagione perché non è d'accordo col mercato fatto dalla società, evidentemente così yes man non è, l'avesse fatto Pioli in passato, no? Quindi comunque lascia perplesso anche questo discorso qui. Tornando al fatto di Ibra, io mi aspettavo che comunque, ma anche solo per il personaggio, no? Lui ama stare un po' al centro dell'attenzione, prendersi i meriti dei successi, vedi anche con lo scudetto, l'ultimo scudetto vinto dal Milan, essere comunque una persona risolutiva, che non è lì per caso. Se c'è Ibra, cioè come quando è tornato al Milan, no?
è tornato al Milan con l'idea comunque di fare la differenza, non di dire vengo a svernare, a fare gli ultimi anni della mia carriera. No, lui è venuto con l'idea io devo fare ancora la differenza e posso fare ancora la differenza. Il giorno in cui mi accorgerò che questo non sarà più possibile sarà il giorno del mio ritiro. E in effetti così è stato. Ora mi chiedo, mi sembra un po' strano che lui non faccia lo stesso discorso anche in un ruolo dirigenziale. Cioè, che senso ha che tu sia venuto lì dicendo io vengo lì anche per amore del Milan? O davvero l'amore è solo per il soldo? E gli è andata bene così, dice vabbè, mi faccio qualche anno a fare il parafulmine, l'uomo di facciata, per tenere contenta la piazza. Ma tutti noi ci aspettavamo che uno come lui, che è uomo di campo e che conosce, insomma, cioè sa come si vince, ci aspettavamo che potesse essere lui comunque a fare un po' di pressione interna per avere un nome come Conte. Non dico per forza Conte, come Conte, cioè un profilo vincente. Da quanto poi alcune voci dicono, in realtà lui voleva Conte, ma è stato Furlani a non volerlo. Però capite che sono voci, cioè noi non abbiamo uno che ci mette la faccia. Cioè noi ancora ad oggi c'è chi dice decide Ibra, c'è chi dice decide Furlani, non sappiamo con chi prendercela e a chi dare dei meriti. E questa cosa qua inizio a pensare che davvero non sia casuale ed è diabolica. In tutto questo io davvero, ragazzi, magari ci faremo poi un video a parte perché siamo già lunghi oggi, inaspettatamente, perché poi non c'è una vera e propria notizia, ma è un pur parlé, ma ce ne sarebbe da dire su questo Milan. E però io vi dico, cioè ve la butto lì, ma io piuttosto che andare a prendere un Lopetegui o comunque un nome straniero che tra l'altro ha già fallito altrove, che non convince per mille motivi, ma piuttosto io mi prendo un Palladino. Ma io davvero sincero, se il Milan annunciasse Palladino, dico ovvio che non sono contento come un Conte, perché è un Palladino ha tutto da dimostrare, no? Però comunque questo si è fatto due buone stagioni col Monza, conosce il campionato italiano, è italiano, conosce il Milan. Dico vabbè, ci sta, non puoi permetterti Conte per mille motivi, dillo chiaramente. Dico vabbè, per mille motivi noi Conte è un investimento che in questo momento il Milan non può fare se vuole mantenere dei paletti della sostenibilità che per noi sono fondamentali, punto. Almeno il tifoso si mette l'anima in pace, no? Perché se no, dici, cazzo, ma com'è che il Napoli o l'Inter o le altre squadre, poi se c'è l'occasione sul mercato, se c'è la situazione, lo possono fare e noi che abbiamo tutti i conti in ordine, no? Se tu non dai una spiegazione, non comunichi col tuo pubblico, qui nasce l'equivoco, nasce il problema, no? Però piuttosto, dico, se io so che non posso permettermi un profilo high level, mi prendo un Palladino, uno che conosce il campionato. Cioè a me tutto sommato dico vabbè dai, ripartiamo con un nome così, sono anche quei nomi giovani che poi magari fanno bene, che poi magari crescono in casa, non è il profilo per vincere subito e quindi comunque farebbe storcere il naso a molti, ma io lo preferirei tutta la vita ad andare a prendere uno straniero che ora che capisce il campionato italiano è passata almeno una stagione, ripeto, che ora che capisce che piante sono quelle che ci sono intorno al campo di Milanello, sono già passate due stagioni. Cioè io boh, non lo so, poi ripeto, nel calcio tutto è possibile, prendi il nome che nessuno vuole, questo fa il triplete, però le favole poi accadono una volta sola, non è che... Vabbè, ci vediamo nei commenti, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate.